uno scorcio di calcio di rango, misto di ricordi e speranze per il Catania, che giovedì sera nell'amichevole notturna con l'Inter al Cibali ha disputato una partita interessante con sufficiente disinvoltura e con grande impegno. Non era la grande Inter, nel senso che non c'erano i tedeschi e i cinque nazionali azzurri che ieri hanno giocato in Coppa Europa, però era pur sempre l'Inter di Orrico con i suoi Bergomi, Baresi, Fontolan, Ciocci, Battistini, Desideri e Orlando. La gente in 11.000 si è divertita, ha lo stesso risposto all'invito della società rossazzurra ed ha per una ventina di minuti anche sperato nel risultato gobbo subito dopo il gol del vantaggio, peraltro una rete bellissima di Romano. Poi la coppia Fontolan e il vecchio ha ristabilito gli equilibri, ma alla fine è andata bene lo stesso. L'1-1 ha accontentato tutti ed ha confermato che Catania e la sua provincia, insieme alla Sicilia intera ovviamente, ha sete di grande calcio e quindi benvengono anche queste amichevoli in attesa delle grandi squadre nelle partite ufficiali. Per i rossazzurri dunque una serata di calcio spettacolo che serve a stimolare e rodare fiducia a tutto l'ambiente. Per l'Inter di Orrico una partita che ha permesso al tecnico di verificare ulteriormente quei giocatori non sempre utilizzati la domenica. Insomma, la gente ha gradito, la gente ha risposto, la gente ha sperato. Che l'11 che presenta l'Inter è sempre un 11 di grande, è un 11 di grande valore che può fare il titolare lo stesso in Serie A, perché i Pizzi, i Fontolan, i Ciocci sono gente che ha fatto già una storia in Serie A. Credo che abbiamo fatto una buona partita sempre nell'ambito amichevole, quindi credo siano soddisfatti i tifosi del Catania e quelli dell'Inter che sono qua in Sicilia. È stato un Inter che attraversa, al di là adesso delle due domeniche di campionato, di sosta in campionato, un momento particolare, uno 0-0 in campionato nell'ultima giornata, per un 92 che vi aspettate come a Milano, a casa vostra? Ma credo che abbiamo dimostrato di poter far bene in queste ultime domeniche, anche se i risultati non sono stati nettamente positivi. L'Inter credo sia su una buona strada e credo che nel proseguo del campionato, nel prossimo anno, credo potremo far bene. Giocatori che vengono impiegati poco e quindi vedere in che condizioni sono. Senta mister, una riflessione su questo campionato, non in chiave assolutamente così come potrebbe sembrare quest'Inter un po' a corrente alternata, come lo vede lei? Cioè, il discorso scudetto per voi è completamente chiuso oppure ancora il 92 potrebbe riservarvi delle sorprese? Adesso avete lavorato anche in prospettiva. Sì, ma non lo so, non posso rispondere, dipende dall'Inter per recuperare dovrebbe fare cose straordinarie. Io in questo momento non credo che la squadra sia in grado di fare cose straordinarie. Andando avanti potremo vedere cosa succede. Ecco, abbiamo voluto aprire la nostra trasmissione con un servizio su Catania-Inter anche per mandare in archivio queste belle immagini, sperando che possano servire da buon viatico per il Catania e per tutte le altre squadre siciliane. Ma per chiudere questa parentesi, Diego Garofalo voleva dire che il gol dell'Inter non era in fuorigioco come qualcuno ha detto, dicendo che magari è stato un regalo, esatto, un regalo all'Inter per permettere alla squadra nerazzurra di pareggiare. Invece? Vorrei precisare solo una cosa, poiché la terna arbitrale era catanese. Era catanese, sì. Fatta da Rizzo, Ranno e Consoli, dei due guardarini, non è stato regalato niente, va bene, perché il giocatore dell'Inter uno era in linea e quindi non era in fuorigioco, quindi la rete è validissima, regolarissima, quindi né il Catania né la terna arbitrale ha regalato niente a nessuno, solo per questo. Sì, dimmi.